Saluto a tutti gli amici di Toscana TV Motori e benvenuti al quinto appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo in inizio stagione, ma i campionati del motorsport via via si stanno delineando. Noi li seguiremo nel loro cammino passo passo. E veniamo velocemente al sommario. Partiremo con un primo piano su Stefano Martinelli, un pilota molto interessante che ha presentato recentemente a Firenze la sua stagione. Troppe sigle per il motorsport, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Ci chiariremo le idee con il nostro Gianfranco Di Gennaro. E a seguire avremo un'interessante intervista con Marco Rogano, che è amministratore delegato di ACI Sport Service. Con lui parleremo della stagione appena iniziata, molto intensa. Il nostro cammino prosegue con Toscana TV Motori speciale ospiti, li scopriremo strada facendo. Non mancherà il punto sulla stagione e altro di Alessandro Bugelli, così come non mancherà il gossip del backstage del Motorsport. Mi riferisco alla rubrica Correvoce di Gabriele Michi. Qui ci piace ricordare che le immagini che riguardano questa rubrica, ma anche tanti servizi della nostra trasmissione, sono di Massimo De Mari della Videorelli, immagini sempre molto particolari e molto curate. E per concludere, Mugello non solo circuito, parleremo di un argomento che si apre a ventaglio a tanti altri con delle ricadute positive a pioggia, si tratta del turismo sportivo, avremo l'opinione di Paolo Poli che è amministratore delegato dell'autodromo del Mugello. Partiamo! Nella suggestiva cornice di Villa Agape a Pian dei Giullari, nei dintorni di Firenze, un pilota molto agguerrito, molto voglioso di far bene, Stefano Martinelli, ci presenta un po' la sua stagione. È l'occasione anche per parlare con la stampa, avere un rapporto diretto con tutti coloro che seguono il mondo del motorsport. Allora, Stefano, buonasera. Buonasera. Allora, la tua stagione, come la vedi e cosa ci vuoi dire? Niente, la stagione è già iniziata al ciocco e abbiamo scelto Villa, Villa Agape qua a Firenze subito dopo il ciocco per presentare tutto il campionato italiano Sarà un campionato italiano duro Molto, come tutti i campionati italiani duri Fra l'altro il trofeo Suzuki, quindi tutti identici come macchine e tutti. Eh, diciamo appunto, tu partecipi, poi verremo la tua copilota al trofeo Suzuki che è particolarmente selettivo perché, come dire, si parte alla pari si parte con le macchine gemelle tutte e i pneumatici tutti uguali, quindi non, non con diversi prodotti o diverse marche. E' proprio questo che valorizza forse più il pilota e l'equipaggio. Quindi è anche una grande occasione per far vedere le proprie doti. Eh sì, sì sicuramente. Le doti di un pilota e dunque di un equipaggio solamente si dividono con chi è co-equipie come si usa dire adesso, copilota, una volta si sarebbe detto navigatore, navigatrice. Di fronte a noi Natasha Bozzari, com'è stato il tuo abbinamento con Stefano Martinelli? È stata una cosa inaspettata e improvvisa. E ho fatto con lui il test. Ci siamo trovati subito bene e da lì abbiamo iniziato la nostra, la nostra avventura in questo italiano e speriamo che sia sempre positiva come è stata al Ciocco. Quindi Iniziata bene, chi ben comincia a metà dell'opera? Direi che una cosa tecnica, questa la posso dire anche io dall'esterno, dall che vi unisce è la professionalità. Se manca quella, non, tra virgolette, si arriva a metà dell'opera. Più un team è professionale, e più si arriva ad un certo risultato. E sì, il rally è anche divertimento, però comunque all'interno di un campionato diciamo che conta tanto la professionalità. Sentiamo ora il sogno invece del nostro Stefano. È identico, anche il mio è diventare pilota professionista, anche se a me sono un po' troppo su forze con l'età. Però sognare è un costo. Perché di che classe sei? 80. Vabbè, vogliamo fare la cambia? No, tengo i miei, tengo per ora. Scuderia, pneumatici, assetto. GR Motorsport ed Europea Service per la parte tecnica. Pneumatici toglio 888, quelli del trofeo, e assetto un Veneri, usiamo un Veneri. Puoi dirci, ti trovi bene con tutto quello che ha detto Pocanzi, quindi scuderia, cioè siete coccolati? Sì, sì, molto, anzi, abbiamo, riceviamo tutte le attenzioni possibili e immaginabili, forse a volte anche troppe. Senti, allora, le prossime gare come le vedi? E... Spero bene, e nel senso, il nostro obiettivo è, diciamo, fare un bel risultato come il Ciocco. Noi ce la metteremo tutta, anzi, forse un po' di più rispetto a quello che abbiamo fatto al Ciocco. Più di tutto dunque, sì. come si pone secondo voi, come si classifica il realismo toscano rispetto all'Italia e il realismo italiano rispetto al mondo, se così possiamo dire? Al uh, realismo italiano? Allora, io posso fare un, ad esempio una differenza, essendo comunque di Genova e ora mettendo a confronto Genova e Lucca... Luca, c'è cioè, cioè il rally ovunque, cioè anche in Toscana, a qualsiasi punto, anche solo magari dire, parlare anche di qualche rally, che okay, eh, si, si, si sa sempre di che cosa parlare. Ma io, l'altro anno, ho fatto tutto l'anno il campionato italiano, è il secondo anno questo, e sicché sì ho avuto l'occasione anche di vedere un po' da altre parti come funziona. In Toscana, eh, parliamo è la capitale anche se ci sono regioni come la Sicilia e altre che sono seguitissime ogni posto è diverso ogni posto è particolare però qua, è, qua siamo un casa, e quindi sempre Toscana Italia nel mondo? Italia nel mondo bene ma ci sono altri, altri stati che sicuramente vivono di rally Qual è un punto come dire di particolare coesione e magari una piccola cosa da migliorare? Da migliorare per ora niente la, la coesione che Compensa, Natasha compensa molto me. Io sono un po' più agitato. Natasha è un po' più calma, riesce a stare più calma. E così? Sì, no, è proprio vero. Io, diciamo che cerco di trasmettere tran la tranquillità, proprio più assoluta a Stefano. Anche perché se io dovessi stare alla sua destra e dargli le note in modo agitato, penso che anche lui inizierebbe a agitarsi. Anche lui. Hai una tua tecnica, una tua pratica per, come dire, essere su te stessa? No, mi viene naturale non... La ragazza è in gamba eh. <ride> Sì, diciamo che anche essendo, avendo fatto anche soltanto una gara insieme Riesco anche già a capire il suo stile di guida E diciamo a eh, svegliarlo quando c'è il momento <ride> di, di, di accelerare e diminuire Quando c'è il momento di... se si sta andando un po' troppo oltre. Ti torna? Torna tutto perfettamente al ciocco se è visto bene. grazie probabilmente ha tanto merito sicuramente Natascia nel risultato ottimo del ciocco. Senti, l'auto che avete vi convince. È un monomarca, sono tutti uguali. Io sono contentissimo dei Suzuki, contentissimo perché è affidabilissima come macchina e molto, molto abbastanza veloce per la sua categoria. Ovvio che il sogno è le top car ma noi per ora possibilità non ne, è, non ne abbiamo e si sta bene con Suzuki senti si vince in che proporzione tra testa e cuore? oltre l'auto che vada eh, diciamo che siamo a pari merito tra testa e cuore cioè a volte è più forte il cuore che, che la testa cioè, è tanta passione che ti fa andare avanti e poi ti emoziona che deve venire fuori eh? con le emozioni insieme allora, sicuramente cuore Molto più che testa e poi come ha detto Natascia, passione. Compagna nella vita invece Katia Ferrari che a sua volta è anche copilota, vero Katia? Sì, ho fatto sette gare e quest'anno continuerò a correre. Quindi sarete in due equipaggi diversi? Sì, saremo in due equipaggi diversi nel campionato WRC Fino adesso com'è stato il fatto di, come dire, di, di, di essere coequipie di Stefano? Eh, essere copilota di Stefano è un po' difficile perché c'è troppo forse legame fra di noi e quando siamo in macchina diventa un po' difficile, uno ha paura sempre per l'altro, correre con una persona che non si è legata sentimentalmente secondo me aiuta. Quindi sei più contenta di avere accanto un altro pilota così come è meglio che lui abbia accanto Natascia? Certo, molto meglio perché con l'altro pilota io mi trovo molto bene e sto, sono molto più serena. Programmi? Dovremmo fare tutto il VRC, poi vediamo strada facendo. Qual è la tua qualità, cioè la qualità francamente che ti riconosci e magari il piccolo difetto che ti riconosci come copilota? Eh... Come difetto sicuramente che sono una persona abbastanza ansiosa e quindi con Stefano non riesco a gestire bene questa situazione. Per concludere, sogno, sogno, sogno. Ma, eh, il sogno mio sarebbe quello di affiancare Stefano i, nella sua passione in macchina con lui sempre di più e spero di farcela piano piano a gestire la mia ansia e le mie emozioni quando corro con lui. Siamo arrivati, se vogliamo dire così, al doppio momento: quello del chiarimento sulle sigle poco chiare, dei forse poco chiare, dei vari, delle varie categorie del motorsport, e affidato tutto ciò a Gianfranco Di Gennaro, e al punto di Alessandro Bugelli. Visto che la sigla ci ha portato prima a, questa, a questo annuncio su cosa vogliono dire certe sigle, iniziamo proprio da questo. Iniziamo da Gianfranco. Faccio però un passo indietro. Come sappiamo è venuto meno un nome molto importante della storia del realismo italiano Arnaldo Cavallari. Allora Lesano, inventore della ciabatta polesana quando si è ritirato dalle corse, un personaggio mitico che è diventato leggenda, con la sua morte già lo era, ma adesso sarà nei secoli. Una persona che era veramente un pezzo di pane. Alessandro. Sì, io purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo quando era in auge, quando vinceva, correva, vinceva un po' a tutte le latitudini in Italia, e sono cresciuto un po' col mito di lui come di tanti altri, eh, poi ho avuto modo di conoscerlo appunto per via della mia professione, Mh, ho visto una persona semplice corregimi se sbaglio, la semplicità franco. era la semplicità sua unica identità. non si è mai esposto più di tanto appunto anche negli ultimi anni quando aveva questa attività imprenditoriale, non è mai forse anche stato coinvolto un po' dall'ambiente che lo ha forse un po' estraniato. Questo forse è un peccato perché poteva essere un valore aggiunto. C'è da dire che forse territorialmente il Polesine è sempre stato un territorio abbastanza un po' fuori dalla continua migrazione e dal continuo interesse, però calcolando che anche il buon drago Munari viene da quelle zone, uh -huh. devo dire che due in quelle zone, due leggende, una sì, sì. attualmente vivente e Sicuramente... una che è mancata da poco. Sicuramente la geografia poi realistica si è anche un po' spostata. Dal Veneto poi si è allargata da lì. <ride> si è allargata a Macchiadolio anche all'ovest, al nord ovest e poi al centro, eccetera. Comunque riposa in pace, Armando. Veniamo a queste sigle, così talvolta non comprensibili da tutti. Ovvero, gli addetti ai lavori li conosco, le conosco la memoria, però noi vogliamo fare proseliti, vogliamo avere sempre più persone che si avvicinino al motorsport allora, questo spazio era in qualche modo annunciato come propriamente di Gianfranco. E io ti butto lì in ordine sparso delle sigle, ovviamente così come capitano. Per esempio, quando parliamo di Cir, diciamolo a, al ragazzino che si avvicina al, al motorsport. Di cosa parliamo? Il CIR è l'acronimo di Campionato italiano rally e ve lo dico inforcando gli occhiali così sono pandanco la cravatta di Lorenzo. <ride> Molto bene. Quindi avrà un significato maggiore questa spiegazione. Certo. <ride> Dopodiché, da quello si scende al Ciras, che è sempre campionato italiano rally per auto storiche. Bene, e VRC? VRC è l'acronimo World... di World Rally Car, dove solo i più fanatici che usano l'inglese chiamano WRC, ma in realtà è VRC. Esattamente, e quando parliamo di TRT, TRT è sempre il, è il solito acronimo di Trofeo Rally Terra. Trofeo, Trofeo Rally Terra. Terra. Quindi, avete capito? Trofeo e Rally. E una volta, Terra. volta esisteva anche il TRA, Trofeo Rally Asfalto. Anche E il cross country? Il cross country è un inglesismo, praticamente è una specie di guida attraverso la natura. Cross attraverso la natura, country nella natura selvaggia e nonna. Con i fuoristrada. Fuoristrada. Ed ora passiamo alla velocità, vediamo se è preparato. Gran Turismo. GT. Non GT è Gran Turismo, ma questa è, lo sanno anche i bambini della scuola. I bambini della scuola anche F4. F4 è una sigla nuova. È una scuola è abbinata a una formula propedeutica. Si chiama Formula 4. E di solito è abbinata anche al marchio Abarth che motorizza in esclusiva questa formula. E quando parliamo di CIT? Il campionato italiano turismo che poi è diventato CITE, turismo endurance, ma che da quest'anno si è ancora, ancora trasformato in TCR e in TCS. Qui e è... qui dovresti dire tu cos che cos'è il TCR cos'è il ma TCS. Ma io non ve lo dico e passo al CISP e al CVM. Il CVM è semplice il è campionato italiano velocità montagna, il cui secondo eh, fronte è il campionato italiano velocità salita autostoriche che qui in Toscana gode di ben tre gare famose, la camucina portone ah, che avremo che alle porte. la consuma. E la scarperia gioco perfetto, ma allora, non si è preparato preparatissimo slalom cosa intendiamo per slalom glielo facciamo dire ora lo slalom è nient'altro che una, un piccolo percorso in salita o pianeggiante dove all'interno dei, pe, dei, pe, dei pezzi più veloci mettono proprio dei birilli regolamentati a una certa distanza obbligatoria una dall'altra per permettere di fare una specie di serpentina e da qui il nome slalom civsa il CIFSA preferisco che lo dica Buge, è una sconosciuta, ti rilancio. L'ho appena detto, non sei. Non ti rilancio, non Formula, si... Challenge. formula che Challenge. Vedete che non sono attenti? Il CIFSA Challenge. è velocità, salita, autostoriche allora, prima, Ma te l'avevo già detto. Formula Challenge. La Formula Challenge è presto detta, è una formula che io definisco propedeutica per poter iniziare a correre anche con macchine. Eh, anche importanti, a, a prezzi contenuti. Eh, si sceglie una strada piuttosto che una zona industriale, zone abbastanza ampie. Eh, e sono gare di velocità e anche come slalom vengono intesi, perché sono un ibrido. Eh, hanno riscosso successo nel, nel recente passato, stanno continuando a, a riscuoterlo, per cui se ne può parlare altro che bene, perché poi insomma. Fanno proseliti per l'automobilismo. Karting va da sola, lo dice, lo dice la parola stessa. Quando parliamo di ROND, da dove viene questa parola? ROND, vabbè, è, è, un, è un inglesismo, un francesismo, chiamiamolo come volete, preso in prestito appunto per i rally italiani da oltre dieci anni, se non vado errato. Sì, sì assolutamente sì. Eh, una sola prova speciale da ripetere quattro volte eh, intervallate queste, queste ripetizioni da un riordinamento e un parco assistenza un rally può essere open da cui open rally Open Rally, Vabbè, questo è, è, è stato coniato in Toscana, ci sono un, delle similitudini anche in altre regioni. L'open rally toscano anche quest'anno eh, continua la sua vita. Naturalmente, lo scorso anno era più un impegno a livello di federazione periferica qui per la Toscana, quest'anno con il campionato regionale AC Sport eh, pareva essere soppiantato, però per volontà un po' di tutti è stato mantenuto giustamente. Rest Day. Rest Day è un, un elenco di gare eh, che è nato dalla volontà di un grande personaggio, il cui cognome è Fapirelli, eh, dove praticamente è nata come eh, situazione di corse in una sola giornata per potersi divertire sulla Terra, perché eh, anni fa purtroppo era un, un sistema di corsa che andava sparendo. E generalmente è una cosa carina perché eh, ci vuole molto poco tempo per correre e, e mi dicono anche abbastanza pochi denari. Quindi divertimento assicurato. Rally Day. Il Rally Day è come una ronda, però piuttosto che avere una singola prova speciale, ha due prove speciali. E si day. svolge sempre in una giornata. Due prove speciali da ripetere, ripetere. tre volte. Due per tre. Ronde terra. Così. è la stessa musica se così vogliamo chiamarla nel senso che sarà sempre una sola prova speciale ripetuta per quattro volte tiriamo delle conclusioni tante troppe cose, tante troppe sigle, tante troppe categorie o no? solo da quello che noi abbiamo detto e alla Palissiano che effettivamente ci sono troppi acronimi troppe sigle e poi troppe cose che la gente non si può tenere a mente questo diventerebbe anche poco producente per quei ragazzi giovani, quei piloti giovani che devono fare magari delle proposte in chi crede in loro. E allora, chi, quando uno parla di una partita di calcio, di una corsa di ciclismo, sanno tutti cos'è. Se tu vai a dire vado a fare la corsa del TRT, uno sembra quasi che sia una cosa che, che non sai che cos'è. Eh, è questo che vogliamo, cioè, sciogliere. In un dobbiamo, dobbiamo usare meno sigle, ma essere più. ritornare alla nostra lingua italiana. Certamente. Credo però che comunque una situazione del genere. Sia, proprio anche all'estero, più o meno? Eh. Sì, è vero, in questo scimiottano benissimo. Io credo che sia un, una consuetudine dell'automobilismo a livello boh, planetario mondiale, io credo. Coppa Italia. Vediamo a... un po' i regolamenti nuovi le novità. Sì, sì, a tre zone è stata completamente ridisegnata. A tre zone, con eh, alcune manifestazioni definite tra quelle che erano compresse sino allo scorso anno nelle varie regioni. È peccato non ci sia una finale unica come si potrebbe auspicare che dovesse essere e che potesse essere e allora quest'anno prendiamola un po come l'anno del rodaggio del capire dove si può arrivare anche dove c'è da limare dove c'è da migliorare da porre dei correttivi l'anno prossimo potrebbe essere un'idea per dare un senso compiuto anche all'impegno di coloro che, che ci una credono finale, in questo certo. ecco una finale unica anche perché no certo trofeo granducato il trofeo Granducato eh, ho avuto modo di, di così, eh, eh, vedere la sua nascita perché ho conosciuto e ho parlato con tutti i sei organizzatori di queste sei gare toscane che hanno voluto eh, così, ehm, fare comunella, come dico io, però nel frattempo è di fare una specie di trofeo dove vinci dei denari e le sei migliori, secondo gli organizzatori, gare toscane si sono consorziate in questo trofeo granducato. È una cosa carina, è un nome altisonante, però credo che sia una novità e come tutte le novità credo che sia da applaudire. Siamo col dottor Marco Rogano, amministratore delegato AC Sports Service. Allora, una stagione impegnativa, forse più delle altre, quella che è appena iniziata. Tutte le stagioni sono impegnative e questa sicuramente lo sarà molto. Il nostro impegno è già iniziato con il recente rally del Ciocco che c'è stato questo fine settimana, ma adesso ormai saltata la, la pausa di Pasqua, così possiamo definirla, ogni domenica ci saranno gare per cui AC Sport sarà presente in tutti i campi di gara con le proprie strutture e per creare quelle immagini che tanto piacciono ai tifosi e che poi voi so che trasmettete per cui... Buon lavoro. Grazie, con orgoglio che le parlo delle 45 puntate della passata stagione, delle altrettante 45 che contiamo di fare quest'anno e ci pare di aver colmato eh, un vuoto, veramente c'era voglia di sapere tante cose legate al motorsport e quasi di avere anche, come potrei dire, un talk show legato sempre a questo argomento. Sì, eh, io credo che le vostre trasmissioni siano quelle che noi definiamo più genuine perché rendete protagonisti quelli che poi tutte le domeniche troviamo sui campi di gara e quindi questi talk show come l'ha definiti lei sono sicuramente quelli che piacciono ai piloti che seguono l'automobilismo come parte attiva perché io mh, direi che la Formula 1 è un grande spettacolo ma alla gente piace identificarsi nelle gare di tutte le domeniche. Quest'anno dicevo stagione un po' diversa perché anche le regole sono cambiate. Sì, effettivamente soprattutto nei rally abbiamo introdotto una normativa nuova che assegna i punti per tappa e questo vuol dire aver cambiato proprio la mentalità dei piloti perché alla fine della prima tappa si ricomincia tutto da capo, quindi anche se tu hai 30 secondi di vantaggio non puoi più regolare l'andatura nella seconda tappa ma devi ricominciare come fosse la prima prova speciale, quindi grande agonismo. Un buon risultato per quelli che magari hanno problemi nella prima tappa e possono rientrare in gioco nella seconda. Valuteremo alla fine dell'anno se la formula è adeguata o se è meglio tornare indietro. Il rallismo o più largamente il motorsport italiano nel mondo e il rallismo o motorsport toscano in Italia. Allora, il rallismo italiano nel mondo, diciamo che la federazione ha iniziato questo percorso che si chiama Aci Italia, eh, prendendo due giovani piloti italiani facendoli l'anno scorso disputare sei prove del mondiale rally, lo rifaranno quest'anno, devo dire che ci sembra... Di aver già mh, individuato dei buoni talenti, per cui ci auguriamo che nel giro di poco li vedremo sicuramente agli alti livelli. Per quanto riguarda invece il rallismo italiano e, soprattutto, diciamo, la rappresentanza toscana, beh, direi che la Toscana è terra di rallisti, per cui molti piloti. E poi è inutile che ricordo sempre che il nove volte campione italiano è toscano, ed è Paolo Andreucci. La sezione ospiti, gentili amici, è molto interessante. Portiamo delle persone di primissimo piano eh, da farvi conoscere e poi il sapere i particolari dell'uno e dell'altro davvero incuriosisce molto. Alla mia destra il giovane pilota Nicola Manfredi classe 1992. Buonasera. buonasera, buonasera a tutti. E alla mia sinistra un navigatore di grande esperienza, di grande esperienza, David Castiglioni. Buonasera, buonasera a tutti. Di Porcari di Lucca, è stato navigatore tra gli altri. Basta il nome di Andreucci. Cominciamo dal nostro giovane pilota. Allora, un pilota tutto da scoprire: sette gare, però come dire nelle quali hai già messo, ti do del tu, in luce delle doti importanti. Sì, abbiamo iniziato. Ho iniziato con i rally degli abeti <coughs> e la scorsa estate. Nel, nel quale un po' per fortuna, un po' perché siamo andati bene un po' per bravura diciamolo <ride> abbiamo vinto la classe e di lì mi si è aperto un mondo e abbiamo iniziato piano piano a salire di categoria e tutto quanto fino a presentarci quest'anno al, al CIR Junior con David per, per tentare, per provare e allora com'è stato intanto il collubio con David? Ma e, e, Gioventù ed esperienza L'esperienza serve perché io con sette gare non ne ho molta Quindi lui mi è di grande aiuto E soprattutto nel tutto il lavoro che comprende la gara Che non è solo quando si accende il semaforo rosso Ma <coughs> è tutto il, il contorno Quindi però come dire il feeling è nato Cioè vi siete trovati bene in un qualche sì, sì, modo Sì sì sicuramente Davide allora tu che hai avuto tanti... Piloti famosi, noti al tuo fianco, cosa puoi dirci del nostro Nicola? Ma, eh, senti, è stata tutta un po' una, una sorpresa per me per quest'anno, che non avevo ancora dei de programmi ben definiti. Poi, attraverso i ragazzi della MM Motorsport che curano la nostra 208 R2, eh, sono stato chiamato e niente, all'inizio. Non sono mai stato scettico, devo essere sincero, perché comunque Nicola sapevo già anche per altre fonti che è un ragazzo molto, molto umile, molto, molto alla mano. E quindi poi io quando trovo queste persone diciamo che tra virgolette do, do il meglio di me stesso, ecco, perché comunque sia mi faccio prendere, amo questo, questo ruolo, il ruolo del navigatore e è molto bello, ecco, diciamo che. Eh, questa, unione che, che, questa unione che abbiamo, perché comunque sia lui, è molto comunque spensierato, comunque non ha, non ha paura durante le prove speciali, però ha anche tanta, tanta, tanta passione, e quando siamo insieme diciamo, non, non sento questa differenza di età, che comunque sia, ci sono vent'anni tra, tra me e lui. 20 anni e come età, ma 25 anni è il numero che contraddistingue la tua licenza? Sì, quest'anno è il venticinquesimo anno di gare e, come dico io a, spesso ai miei amici navigatori, che per varie vicissitudini hanno lasciato l'ambiente e mi dicono, mi fanno la domanda ma, eh, ma te come fai ancora a avere voglia di provare? E io gli rispondo sempre che quando trovano un antidoto sinceramente lo prendo volentieri, lo prendo, però in questo momento qui a me sono sincero, mi sento sempre una bella carica, una bella forza di volontà e diciamo che quest'anno almeno ora abbiamo fatto due gare in prova e la prima gara diciamo, del campionato junior che è andata comunque molto bene con un quarto posto in gara. Ricordiamo dove? Rally del Ciocco, eh, prima gara del Junior, eh, di un totale di sei gare di, di asfalto, abbiamo fatto quarti in gara 1 e gara 2, quindi in considerazione del fatto dell'esperienza di Nicola credo che sia un ottimo risultato, ma eh, credo che mh, la cosa più importante è che stiamo capendo dove possiamo migliorarci. Ecco, dove potete migliorarvi, la partenza è ottima, cosa possiamo dire di più? Eh, possiamo dire che chilometro dopo chilometro capiamo tante cose, anche con i ragazzi della, della Scuderia, della Maranello Corse e della MMM Motorsport che ci dà la macchina, lavoriamo tanto e lavoriamo per, per capire dove si sbaglia e cercare di migliorarsi sempre. Parliamo un attimo dell'auto, abbiamo citato la Scuderia e tutto il resto, Ora parliamo un attimo dell'auto. È una 208 R2 a trazione anteriore. E è l'auto che ha messo diciamo, per il campionato Junior, per il CIR Junior, l'unica auto che si può usare di, come categoria. E è una macchina che io ho usato solo tre volte, quindi insomma. È... Come ti ci sei trovato? Ma, è... Ci si trova subito bene, però poi il problema è riuscire a andarci veramente forte da tanta confidenza però dall'andare da forte a fare i tempi diciamo, c'è quello scalino che è uno scalino importante. Hai detto, do del tuo anche a te, certo. delle cose importanti del nostro Nicola prima, per esempio che come dire, ha carattere di fronte alla prova o alle prove speciali. Sì, eh, sinceramente sì, ha molto carattere e noi ci siamo proprio per questa motivazione, ci siamo prefissi anche di preparare le gare con la, diciamo, con la massima attenzione. Non è eh, inutile negare, sappiamo benissimo che spesso purtroppo il problema delle ricognizioni un po' abusive sono un po' all'ordine del giorno nel nostro ambiente e questo sinceramente noi ci siamo prefissi di, non, eh, di cercare di fare nel limite del possibile tutto quello che, tutto quello praticamente che la regolamentazione ci, ci, ci fa fare perché comunque sia è importante che eh, Nicola eh, giusto sì, rally del ciocco, gara di casa quindi quel qualcosina in più lo ha dato però la prossima tappa sarà a Sanremo quella successiva sarà in Sicilia quindi noi dobbiamo veramente cercare di eh, dobbiamo cercare veramente che sia il lavoro che paga e non praticamente... un più qualità, più qualità e meno quantità. E questo praticamente noi ci stiamo veramente forzando tanto sotto questo punto di vista e, e come ti ho detto, sono sincero, credo che, credo che già, il capire, già il capire dove, dove dobbiamo andare diciamo, a battere ora già dalla prossima gara sia il nostro punto di forza. C'è molta saggezza nelle sue parole, quindi non quantità in... ma qualità. Sì, sì, la saggezza si sente anche in prova speciale quando mi dà le note a me. <ride> Essenziale, preciso, netto. Sì, sì, e tu sì, lo interpreti sì. bene. Sì, ci, ci provo abbastanza. Oh, il nostro Davide abbiamo detto di Porcari di Luca, tu non mi hai detto, se ben ricordo, di dove sei. Io di Castelnuovo Carfagnano Castelnuovo Carfagnano. insomma parliamo, signori, della, della capitale, della, 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 o quasi, se vogliamo dire così, del realismo in Toscana. Allora, abbiamo sfiorato il prossimo impegno, riparliamone un attimo, aspettative del prossimo, per il prossimo impegno. Ma, senti, <coughs> sicuramente eh, il prossimo impegno è Rally di Sanremo, eh, per tantissimi anni è stata la tappa mondiale eh, in Italia. Quindi, è diventato il Rally di Sardegna? Certo, e io credo che solo per il fatto mh, quando io vado a correre a Sanremo, spesso durante le prove speciali, durante le condizioni, dico se hanno fatto tutti questi anni il mondiale una motivazione c'è. Obiettivamente Sanremo è una gara molto difficile, facciamo due prove di notte, è un asfalto molto particolare, tantissimo guidato. Diciamo che mh, sia Sanremo ma sia poi anche a Targa Florio sono due, due eh, io ho avuto la fortuna di averci corso diversi anni in queste due gare. Credo che per Nicola sarà veramente ancora tutto più nuovo, tutto quindi, diciamo, abbastanza piedi per terra la classe è numerosa. però noi prima di guardare la classe dobbiamo guardare a noi stessi. A te, per concludere, ecco, come ha detto lui, per me è tutto nuovo. Quindi, sicuramente è un'esperienza bellissima. Correre in quelle strade dove c'è passato il Mondiale e è stato bellissimo anche correre nel Rally del Ciocco fra, fra i miei amici tifosi e persone che conosco che erano a bordo strada a farmi il tifo è stato veramente emozionante. E speriamo bene per Sanremo. E niente. Speriamo bene per Sanremo e che siano buone cose allora. Grazie, eh. speriamo, noi ci proviamo. Grazie al nostro pilota Nicola Manfredi con un grande grazie futuro davanti e grazie al nostro David Castiglione. Castiglioni, Castiglioni, Castiglione, mi correggo. <ride> che ha una grande esperienza, ma anche lui un grande futuro davanti. Grazie a tutti. Alla mia sinistra Francesco Paolini, già vincitore del Metallifere, prima edizione dello scorso anno, alla mia destra Marco Nesti, classe 1991, mentre Paolini è dell'86, che è navigatore appunto di Francesco. Francesco hai vinto l'anno scorso, ma hai vinto con tuo fratello. Sì, abbiamo vinto il primo colline delle Tallifere, il rally di casa, eh, con mio fratello. È stata un'esperienza bellissima perché vincere la prima assoluta in più nelle strade che salgono al mio paese è stata una cosa entusiasmante. Come mai si dice, eh, come dire, squadra vincente, equip vincente non si cambia e tu hai cambiato? Eh, abbiamo deciso insieme a mio fratello di provare questa nuova esperienza. Eh, perché sì abbiamo già corso insieme ma anche io ho già avuto altri navigatori e con Marco abbiamo deciso di effettuare l'IRC Cup e quindi non faccio un torto a mio fratello ma anzi è contento di questa mia scelta All'RC Cup verremo dopo, allora come ti trovi con Francesco? Ma indubbiamente Francesco è stato un passo importante per quando la mia diciamo, avventura nei rally ha cominciato a, ad aprirsi un po' Perché, comunque, con lui ho avuto modo anche di realizzare un sogno importante che avevo nel cassetto, come correre con una macchina performante eh, che è la Super 1600, la Lio Super 1600. E, e sia a lui che a suo fratello devo tanto perché sono mh, alcune delle persone che. Con, con affetto e vero e con passione cercano di insegnarmi il, il più possibile per far sì che riesca a crescere in questa, mia, in questa mia avventura. È una domanda imprescindibile, il feeling funziona? Sì, sì, funziona, abbiamo già corso insieme con Marco, abbiamo fatto ultimamente a dicembre il rally della fettunta e purtroppo... Eh, per la morte di un concorrente si è, si è bloccato. Però sono sicuro che con Marco eh, miglioreremo gara dopo gara e di sicuro il divertimento non mancherà. 106 Kit. Peugeot. Sì, è una macchina che già dalla prima gara eh, mi ha colpito. È una macchina piccola, ma allo stesso tempo molto performante. E niente, sono sicuro che con, con questa vettura ci divertiremo tantissimo. Il Cup. Sì, e praticamente. Fermarsi con un esterno più grande. Sì, dopo anni e anni che facciamo le, le, le gare di casa, vicino a casa, abbiamo deciso di provare a effettuare questo campionato. E, è vero, sono poche gare, sono solo tre gare, però sappiamo di trovare piloti. Che ci daranno filo da torcere e questa cosa ci fa solo che piacere. Proviamo questa avventura e vedremo cosa ne viene fuori. Quindi, come dire, nel segno di una cercata crescita. Sì, sì, noi partiamo con l'idea di far bene, mh, pur sapendo che troveremo dei concorrenti che, cioè, che sanno quello che fanno. Io. Eh... Ringrazio ancora una volta Francesco perché mi ha dato modo di realizzare un altro sogno, quello appunto dell'IRCAP. De perché, come ho sempre detto, è una, una competizione, una manifestazione che eh, per me è completa: completa di tutto, ha tutti i fattori e le caratteristiche eh, giuste per far sì che uno come me, perché insomma l'esperienza è quella che è, possa crescere indubbiamente e, e sono contento allo stesso tempo di, come ha detto lui, uscire dai territori di casa perché la formazione sui campi di gara al di fuori è molto, è molto formativa e molto costruttiva. Scuderie e team. Eh, corriamo ormai da diversi anni con la Jolly Racing Team, una scuderia di Larciano che mi segue ormai da circa quattro anni, abbiamo proprio un feeling con il Presidente, di cui in questa occasione ringrazio e che mi aiuta a effettuare il campionato. Inoltre un ringraziamento molto grosso va al team SMD di Varese, che è il noleggiatore della, della mia vettura. Un team piccolo ma allo stesso tempo professionale in tutto, persone veramente in grado e, e molto... Cioè, gamba, in gamba. Molto in gamba, sì. Dalle parole di Francesco mi pare di capire che siete ben seguiti, quasi coccolati. Indubbiamente il, la struttura de, sia della Jolly, la nostra scuderia, che dell'SMD, che è il team che ci seguirà durante il campionato e nelle... Altre gare è una, una garanzia vera e propria e indubbiamente insieme a loro riusciremo perlomeno a partire con i buoni presupposti di fare un, un discreto lavoro. E, e io sono, sono felicissimo di far parte di questa diciamo, famiglia. Miglioremente, è una mia domanda, come dire, base, qualità e se c'è piccolo difetto dell'uno e dell'altro. Marco è una persona molto seria, è precisa in tutto e per tutto. E difetti, per ora non li ho trovati. E non ne vedi, non ne vedi. Se li troverò, ce lo dirò nella prossima puntata. Precisamente. <ride> e dal tuo punto di vista? Ma, eh, Francesco, come ho già detto in precedenza, per me è una garanzia in macchina e sono contento e onorato di, di affiancarlo. Difetti, anche io per il momento non ho trovato niente di, di rilevante, anzi per, per il momento solo pregi. Quindi una guida importante, positiva, un navigatore molto attento, insomma delle comunicazioni che passano con un fluido preciso, direi che ci sono tutte, tutti gli elementi per pensare ad un futuro importante. Un'altra piccola curiosità per concludere. I costi, francamente, i, vo i vostri progetti come possono essere quantificati eh, fino a 10.000, da 10 a 20 o dove e come? Ma il, la 106, essendo una macchina piccola, però una macchina molto professionale, eh, tutto il programma di sicuro supererà i, i 20.000 euro. Però dai, mamma, scherzo, Ed eccoci al punto, anche se continueremo a parlarne come dire in tre, voi due esperti, insomma due allenatori, insieme sono come dire, meglio in fondo di uno. Vogliamo iniziare col parlare di cosa, Alessandro? Si era parlato delle gare a venire in Toscana, del Sanremo che è in essere mentre usciamo in questa prima edizione, poi dopo le repliche, come dire, verranno dopo il Sanremo di fatto. Mi chiedi la scommessa di chi possa vincere Sanremo? Stasi, siamo 1-0 per me. A questo momento non lo possiamo ancora sapere, pur essendo nel, al, nel finale, credo del Sanremo. Io stavolta dico Andreucci. <ride> non non vale. lo sappiamo ancora, magari. sta in vale. questi momenti. Allora sì, eh, non vorrei che fosse un Andreucci bis nel senso che ha vinto il gioco e poi potrebbe, potrebbe vincere. Eh, il, il Sanremo eh, è da capire appunto ancora il valore effettivo di Gian Domenico Basso che ho visto molto eh, col fiato tirato a rally del Ciocco eh, ho da capire Umberto Scandola che ora mi giunge voce ha preso un nuovo tutor, oltre a Alex Fiori o anche eh, Gianfranco Cunico secondo me ci sarebbe da fare una introspezione su, sotto altri aspetti perché sono già... Diversi anni che dice che ha difficoltà di dialogo con setup, gomme e quant'altro, il capire un po' tra le righe. Eh, poi c'è da capire il valore effettivo anche di tanti altri, a partire da Alex Perico e, e via Scendere, il nostro Rudy Michelini, i vari Ciavarella, eccetera. Eh, che sono Se mi permetti, io mi ricordo il buon Orange. Simone, infatti, ci voleva, arrivare, Campedelli ci voleva arrivare è un graditissimo ritorno. Ecco, eh, È da capire l'effettivo valore di questa eh, guarnigione di piloti che aspirano sicuramente a farsi notare eh, sicuramente nell'attico della classifica. Ecco. Passiamo ora ad altro perché, come dire, eh, il Sanremo occupa soltanto un, un angolo perché è in essere solo in questa prima uscita. Ma mi permetti no? una domanda? Dimmi. Così parliamo con, continuamente sempre della triade, ma secondo te? Se arriva al decimo titolo, Paolo dopo va in pensione? No. Oppure no? No. E fa bene non andarci. Fa bene non andarci perché finché rimane a quei livelli lì... Ed è perché, competitivo... Perché non deve... Anzi, deve essere preso come un insegnamento per i giovani. Perché poi il rally comunque è uno, una delle poche pratiche sportive che è longeva. Dove l'esperienza conta, conta tanto di più a livello fisico, a mentale. Eh, io l'ho detto a più riprese anche sulla rivista sulla quale scrivo per il campionato italiano. Paolo Andreucci, in questi dieci anni, ha visto passare un po' tutti i suoi coetanei, passare e finire anche. I vari dalla Villa, Longhi, Navarra, anche Andrea, lo stesso Andrea Ghini che è un Toscano pure lui. E lui invece rimane ecco, ecco, e lui è rimasto. No, lui è come il vino. È Ogni è. anno che passa diventa sempre meglio. È rimasto, è, è rimasto che Bisogna possa essere eh, antipatico o simpatico, questo è un altro discorso. Però Paolo eh, si è guadagnato tutto sul campo. Non gli ha fatto nessun regalo a nessuno. Quindi quello che ha adesso è strameritato Elba Lib e Liburna Liburna ed Elba, in sì. ordine cronologico. Esatto, Liburna subito, sì, allora, Elba poi. Mh, tra poco appunto, inizierà il trofeo Rally Terra eh, con la Coppa Liburna, che è anche l'ultima prova del Challenger S Day. Eh, ecco la formula... L'ho citata poc'anzi. Infatti, la nuova formula del trofeo Rally Terra, che comprende le gare classiche su terra, quindi anche alcune gare del campionato italiano, eh, è stata un po' rivoluzionata. Eh, hanno inserito alcune... Eh, alcune gare di tipologia rally day, come appunto il Nido dell'Aquila, la, la Coppa Liburna stessa, eh, sicuramente potrà dare un po' di linfa ad un settore che è, a mio avviso, importante per la formazione dei giovani e eh, quello che rispolverà un po' la tradizione dei veri, dei veri rally della specialità delle corse su strada. Io spero che possa essere una bella stagione. Permetto di sottolineare che. Eh... Diciamo con estremo stupore ma con grandissimo piacere ho letto una notizia in cui l'assessore di un comune interessato da una delle due prove del, del Liburna Terra ha eh, trovato modo di investire dal proprio budget 10.000 euro per il ripristino delle strade. E questo è molto importante perché era una cifra che gravava interamente sul comitato organizzatore della Livorno Corse, che così facendo invece finalmente è riuscita a far capire che lo spettacolo di un rally non è solo costo, ma è anche un discorso che può portare vantaggio al territorio. Gianfranco, considerazione conclusiva su questo momento della stagione? Siamo in avvio, poi passiamo alla chiusura con Alessandro. Dunque, io sono lombardo anche se vivo da tanto tempo in Toscana, devo dire che effettivamente il fatto stesso che in Toscana ci sia una concentrazione di gare così imponente da febbraio fino a novembre mi continua a lasciare stupi, stupefatto e questo però è una cosa che se fosse ripetuta in tante altre, altre regioni d'Italia forse avremmo ancora veramente un grande bacino di rallisti e di, e di, e di corse in generale. Secondo dopo la Toscana mi dicono che ci sia solo la Sicilia, ma tante altre regioni sono veramente praticamente assenti e questa è la cosa brutta. Ben venga per la Toscana dove noi facciamo questa trasmissione ben vista. Alessandro, anche a te un po' la stessa domanda per concludere. Questa era la seconda parte, quindi era il punto di Alessandro, che oggi abbiamo gestito in tre, due rubriche. Oggi abbiamo fatto un con, piacere, con piacere. Allora, fai tu sulla conclusione di questo momento. No, la conclusione è che si, ci, ci, ci si sta avviando ad una primavera sicuramente interessante sotto l'aspetto tecnico, perché dopo la Coppa Liburna-Terra sarà la volta dell'attesissimo Rally Elba che torna in un palcoscenico tricolore dopo anni. C'è molta attesa, sia sull'isola dove il rally è sport nazionale, all'isola d'Elba, c'è molta attesa anche fuori. Resta da capire quale sarà il plateau di eh, pretendenti al titolo, di partecipanti, ancora è un po' lontano dal, dal poterlo comporre. Poi sarà la volta successivamente del Rally Valdinevole che ha dei buoni presupposti per far bene perché c'è stato un interesse forte da parte dell'amministrazione comunale di Lamporecchio che avendo visto lo scorso anno la prova speciale spettacolo di Larciano ha voluto fortemente una prova spettacolo. Nella, in città, che poi sarà quella che, che si chiama San Baronto, verrà corsa una, una sola volta. Poi dopo ci sarà il Rally Abeti, come, sempre come Rally. Anche qui, già, già si pensa. Ecco, è, si sta andando sì, a sì, giugno. giugno. Quindi ecco, si sta uh, andando verso un periodo felice. Poi ci saranno anche gare. Di, altro, di altra natura, di altro genere, come salite storiche e quant'altro. Una vivacità in Toscana che ci fa piacere. comincia a svegliarsi notevolmente. La responsabile editoriale devo fare un, un annuncio ai nostri telespettatori. Eh, Toscana TV ha modificato il proprio segnale in HD dallo scorso dicembre. Se per qualsiasi motivo in alcune vallate non si dovesse vedere il segnale... Vi preghiamo di farcelo sapere perché l'editore è ampiamente disposto a far sì che questa trasmissione vada e copra interamente tutta la regione. Certamente, comunque risintonizzate anche il televisore con l'automatico che avete tutti accanto. Grazie, è stato molto piacevole, doppiamente piacevole, perché come sentite parlare di queste cose con degli esperti veri eh, ci porta veramente proprio al, al cuore di tutti, di tutti gli eventi. Sì, Ancelotti però... alla mia destra e Ranieri alla mia sinistra, due grandi allenatori, va bene così? No, 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 però... allegri, <ride> allegri, allegri, allegri. E mia da mia lì capisci da che parte sono. <ride> Noi siamo sempre allegri, sì. a me va bene chiunque, basta che tu non metta la cravatta rossa. Va bene, su Ferrari. Grazie, grazie. Continuiamo, continuiamo. Da dove partiamo sul Correvoce? Ma innanzitutto è sempre più difficile trovare notizie reperire queste, queste notizie perché si sta esaurendo naturalmente il countdown. Eh, verso l'avvio dei campionati maggiori, molti sono già iniziati partiamo da un pilota, un pilota, un pilota aretino eh, si chiama Luigi Caneschi, molti se lo ricorderanno al volante della Renault Clio eh, R3C specialmente eh, ottima apparizione eh, sulle strade del suo rally del, del Casentino e sta valutando proprio in questi giorni l'opportunità di partecipare al Trofeo Clio R3 nel contesto del, dell'IRCAP, quindi sarebbe una conferma per, per il pilota aretino che potrebbe farsi vedere, mettersi in mostra nella sua gara di casa e poi completare il tutto con le altre due gare in programma. Stasera parliamo specialmente di questa vettura, questa eh, Renault Clio R3 che si sta confermando, vettura ambita da, eh, da molti piloti nonostante eh, che il, eh, i riflettori siano puntati al momento sulla nuova R3T. Comunque c'è un altro pilota, Nicola Paolinelli, che eh, starebbe pensando di stanziare il proprio budget per eh, partecipare al trofeo Renault Clio R3 eh, di zona. Quindi partecipando alle gare toscane, che sono tre, che sono il Rally degli Abeti, il Coppa Città di Lucca e il Rally Città di Pistoia. Vedete quanta viva città c'è. Non dicevamo eh, cose non vere. Sì. C'è vivacità. Sì, no, c'è molta vivacità. Ora, pian piano va scemando, comunque noi dobbiamo essere bravi appunto a cercare di... A carpire queste, queste sure voci course. che ci sono, eh, esatto, esatto, funziona così. E dicevo Nicola Paolinelli comunque ha già corso con questa vettura, però si parla di anni fa, si parla del medioevo, quando ancora c'era la prima evoluzione di questa vettura. Qui adesso è tutta tutta un'altra storia. Però c'è pronto anche un piano B. Mm, se non si dovesse concretizzare questa partecipazione al trofeo Clio R3 di zona, eh, dovrebbe partecipare. A due gare in format rally day su Renault Clio eh, Super 1600. L'abbiamo visto ultimamente appunto sul sedile di questa vettura, oltre al Coppa Città di Luca, che è diventato comunque l'appuntamento principale per molti piloti, appunto, della, della provincia. Eh, Un'ultima indiscrezione: mh, ci avviciniamo al rally della Val di Nievole, eh, Molti si ricorderanno qualche anno fa Massimiliano Danesi eh, vinse su eh, abarthsuper punto eh, Super 2000. Ecco, vorrebbe riprovarci, non proprio a vincere perché sappiamo che ci avrà, avrà la eh, concorrenza di piloti che si presenteranno con vetture R5, però parteciperebbe con, eh, con la vettura di eh, Bernini con una Super 2000 con l'Abarth punto per poi lasciarsi, diciamo, la chicca per il rally degli abeti. Le voci lo darebbero eh, infatti partenti, partente su Ford Fiesta R5, qui però sono soltanto voci al momento, staremo a vedere se si concretizzerà tutto questo per il pilota di Montecatini. Ecco, sto notando che molte cose, come dire, prendono corpo eh, già abbastanza sotto all'evento in fondo. Sì, beh, mh, adesso diciamo tutti i piloti cercano di eh, stringere i tempi e presentarsi nel migliore dei modi. Però si smuove tutto fino diciamo, a eh, tre settimane prima della gara. E dopo il cuore della stagione, come dire, il gossip eh, riprende già proiettato nella stagione a venire? Sì, 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 quello non, non, eh, continuo, non finiremo. Non Ci sono piloti che già da ora dicono che adesso non parteciperò, però penso che il prossimo anno. Sono voci sta a noi, però ecco, bilanciare un po' il tutto comunque le voci ci sono Lorenzo e quindi staremo qui ogni settimana a raccontarvi qualcosa quindi quando dico il backstage del motorsport in un qualche modo come definizione lo dico in modo giusto lo funziona così abbiamo, abbiamo parlato prima con gli ospiti del, di quanti sono gli sforzi economici che compiono questi, questi piloti nell'affrontare eh, questi campionati qui quindi tutto viene pesato sulla bilancia ogni pilota vaglia nel miglior modo possibile molte opportunità molte purtroppo non si concretizzano però beh abbiamo... Per esperienza abbiamo visto che quello, le notizie che abbiamo lanciato in questa trasmissione al 90% si sono poi concretizzate. Quindi un calcio mercato, un, un piloti mercato per meglio dire, perché è così che va definito, che ha poi dei fondamenti importanti. Aggiungiamo un po' di pepe dai Lorenzo. Pepe. Questa... Al 90% poi sono cose che vanno a buon fine, quindi molto interessante questo correvoce che proseguirà increscendo per tutta la stagione. Grazie Gabriele. Grazie a voi, buona serata. È molto interessante l'aspetto, come potrei dire, di turismo sportivo. Beh, il turismo sportivo è a tutti i livelli una vera e propria forma di turismo. Eh, L'autodromo del Mugello, così come l'Automobile Club di Firenze, crede molto in questo, nell'organizzazione di eventi sportivi che possano eh, portare sul nostro territorio Mugellano, Fiorentino, eh, Toscano, grandi numeri di appassionati. Eh, oggi abbiamo imparato che nel mondo il, il motorismo, l'automobilismo, il motociclismo e lo sport in genere è usato come veicolo per promuovere i territori, per attrarre investimenti, investitori, appassionati. Noi vogliamo essere su questo grande mercato con la forza della nostra tradizione, l'efficacia e, eh, e la storia che ci rappresenta. Eh, lo facciamo come Autodromo del Mugello insieme all'Automobile Club di Firenze e diamo visibilità e luce nel mondo alla più bella città che, eh, la... che, vi, è. che vi è: Firenze, appunto. Ed eccoci ora veramente al momento di salutarci, vi ringraziamo per averci seguito con attenzione fin qui, l'appuntamento è per la prossima settimana per la sesta puntata di TTVM Toscana TV Motori, ci lasciamo con il nostro slogan, con lo slogan che crediamo ci caratterizzi, la passione ci unisce. Buonasera a tutti.